Anche alla Mezzia Terme la raccolta di firme per il referendum è eutanasia legale. Con l'occasione abbiamo incontrato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. In Italia è ancora in vigore una legge del 1930 che può condannare fino a 30 anni di carcere chi aiuta un'altra persona a morire. Questo significa che ancora oggi ci sono persone obbligate a soffrire una condizione insopportabile di dolore come una tortura senza volerlo, senza subirlo per la volontà degli altri. Ecco, noi vogliamo con il referendum eutanasia legale che finalmente i cittadini italiani possano scegliere con un referendum tra l'eutanasia clandestina, che purtroppo c'è già, e invece l'eutanasia legale, fatta di regole e responsabilità per la libertà di scegliere fino alla fine della vita. Per fare questo servono 500.000 firme, la firma di 500.000 persone, e la Costituzione prevede che se ci sono le firme si può poi votare un referendum, il referendum sull'eutanasia. Quindi stiamo raccogliendo firme in Calabria, alla Mezzia Terme, ovunque. In Italia abbiamo superato la metà delle firme raccolte da raccogliere, ma l'appello è quello a tutte e a tutti voi di unirvi alla raccolta delle firme. Il referendum.eutanasialegale.it è il sito dove potete trovare tutte le informazioni sui tavoli e per partecipare alla campagna.